Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi è una giornata importantissima perché, oltre a essere il mio compleanno, è anche arrivata la next gen di Sony. Questa è la PlayStation 5 in versione con il lettore ottico, quella da 499 euro. Sono riuscita ad accaparrarmela grazie ai pre-order, ma ho mantenuto la scaramanzia fino all'ultimo perché avevo paura non arrivasse in tempo, invece ce l'abbiamo fatta. Purtroppo lo so, l'unboxing l'avete visto un po' tutti quanti, la console è stata già sviscerata da tantissimi canali molto più autorevoli del mio, però comunque secondo me vale la pena farlo, perché tramite questo unboxing dal vivo magari vi potrò restituire proprio le mie sensazioni, l'effetto che mi fa questa console che ha fatto tantissimo discutere di sé. Quindi, che dire, oltre a rinnovarvi l'appuntamento per questa sera, per la live del mio compleanno, vi lascio il link in descrizione, vi invito, come al solito, a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono emozionatissimo e direi che possiamo iniziare. Ovviamente questo sarà un unboxing difficilissimo date le dimensioni mastodontiche della console, ma qualcosa proverò a inventarmi e poi eventualmente integrerò il video con dei dettagli che aggiungerò poi durante il montaggio. Ma bando alle ciance, iniziamo subito a spacchettare la console e vi faccio notare comunque le feature riportate sulla parte in alto a destra del fronte del box. Feature come l'8K e 4K 120fps e HDR, che sono dei programmi molto importanti ma che sinceramente non sappiamo se Sony riuscirà a rispettare. Comunque, cosa si cela all'interno di questa confezione? Andiamola a vedere. Allora, è consigliato sdraiare la console per poterla estrarre più facilmente, così togliamo subito il box esterno, che possiamo salutare da subito, liberare così un po' di spazio. Scatola abbastanza elegante, che riporta il logo della PlayStation, ovviamente. E iniziamo ad aprire questa bestia di confezione, più complicato di una cassaforte. Oh, cosa troviamo subito? Il pad, ragazzi. Il DualSense, un pad che è stato pubblicizzato tantissimo per le sue feature innovative, ovvero feedback aptico, ma anche i grilletti adattivi. E ho fatto benissimo a fare questo unboxing perché, ragazzi, visto dal vivo è tutta un'altra cosa. Impressionante. Colorazione azzeccatissima che si discosta nettamente dai precedenti DualShock, infatti ricordiamo anche il cambio di nome da DualShock a DualSense. E vediamo qua la magia dei grilletti adattivi che rispondono con resistenze differenti in base al contesto di gioco. Questa, ragazzi, è tecnologia proprio avanzatissima da nona generazione di console. Pazzesco, non vedo l'ora di provarlo. Devo dire che è molto comodo, ergonomico e soprattutto particolare la disposizione dei tasti. Da Sony non me lo sarei aspettato un redesign così significativo. Comunque, per ora, primo impatto con il DualSense, più che promosso. Cosa abbiamo poi? Un cavo di ricarica per il DualSense, ovviamente. C'è anche il cavo video che ha fatto tanto discutere di sé. L'HDMI 2.1 in grado di gestire risoluzioni altissime a un refresh rate assai elevato, un cavo molto importante che può fare la differenza, però dipende sempre da che televisore abbiamo a disposizione, che televisore o monitor. Comunque fa piacere sapere che Sony ha incluso un cavo così pregiato all'interno della confezione della console. Continuiamo con lo spacchettamento, qui abbiamo ovviamente anche tutte le istruzioni, la manualistica, eccetera, eccetera, le cose che ci piacciono tanto a noi nerd, ma che nessuno legge. Ah, e arriviamo subito alla ciccia, ovvero la console. Ora, piccola premessa, il design, vedendo i render, non mi ha fatto impazzire, però tutti quanti mi hanno detto che dal vivo la console fa un altro effetto e sono proprio curioso di vedere se effettivamente è così. Tiriamola fuori, non solo si è fatta attendere tanto questa next gen, ma in più non vuole neanche uscire dalla confezione. Oh, la console è in realtà avvolta in quelli che sono dei cartoni delle uova. Chissà se questa scelta ha un senso preciso. Ed effettivamente sì, ragazzi, mamma mia, che attenzione al dettaglio! È presente anche quello che possiamo definire effettivamente un easter egg, cioè veramente una confezione di uova. Pazzesca, qua Sony si è veramente superata. C'è anche un uovo, bellissimo, bellissimo, questo è geniale, è veramente un plus incredibile. Si spiega anche poi questo tipo di confezione molto particolare, veramente tanto di cappello a Sony che ha saputo sorprendermi. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere finalmente questa console, di cui ricordiamo il più grandissimo criticismo, oltre alle linee non proprio aggraziate,
è la sua dimensione, veramente imponente. Scartiamola pure. Oh mio Dio, effettivamente ragazzi, madonna, è pesantissima, madonna. Ma è gigantesca, è gigantesca, è pesantissima, madonna, però rispetto ai render è tutta un'altra cosa, è fantastica, è bellissima, un design quasi occidentale, la colorazione è in linea con il passato, sembrava più chiara dalla presentazione, dal reveal, però devo dire, mamma mia, solo troppo pesante. Questa, secondo me, ragazzi, in Giappone venderà veramente poco, è troppo troppo grande e pesante per interessare a un pubblico come quello giapponese. Staremo a vedere, perché comunque si tratta di Sony. A questo punto direi andiamo al primo avvio, il momento più emozionante di tutta Next Gen, ragazzi, e non vedo l'ora di farlo con voi. Abbiamo visto il boot col nuovo logo, veramente da brividi. Anche la dashboard è stata completamente ridisegnata. In questo caso possiamo navigare tra i salvataggi su memory card e anche usufruire delle capacità multimediali avanzate di PS5 utilizzandola come lettore musicale interattivo. Gli effetti grafici sono semplicemente da urlo e danno un assaggio delle capacità computazionali della next gen. E a proposito di assaggio, la console arriva in bundle con qualche software dimostrativo che si apre con una cutscene assolutamente spaccamascella. Al suo interno poi non solo possiamo provare alcune demo tra i giochi più in voga del momento, ma anche avviare delle dimostrazioni tecniche, ma vi avverto, se siete facilmente suscettibili, vi consiglio di saltare questa parte, perché il livello di fotorealismo raggiunto è impressionante. Tenetelo bene a mente, il dinosauro non è reale. E siamo solo agli inizi di questa nuova generazione. Chissà cosa ci aspetta per il futuro. Poracci, ovviamente la console esiste, cioè sono riuscito a prenderla, si è trattato di un video scherzoso, perché secondo me ha anche senso ogni tanto non prendersi troppo sul serio e soprattutto non avrebbe avuto poi tutto questo senso fare l'ennesimo unboxing che tanto avete visto tutti quanti. Sono emozionatissimo di provarla anche insieme a voi in live, tra l'altro sarà il mio primo approccio verso i Souls-like con il remake di Demon's Souls. E spero che il video vi sia piaciuto, spero non vi siate arrabbiati, soprattutto i sonari. E niente, ci vediamo in live stasera alle 19 se faccio in tempo, e grazie mille per essere arrivati fino in fondo. Io sono il Poro PS, Michele 5, ciao!